Ciao, sono scappato da Roma 15 anni fa, più o meno, e per inseguire appunto i miei interessi e le, per le sperimentazioni artistiche sono andato a Londra. Però curiosamente ho in realtà sviluppato un interesse fortissimo proprio per l'arte classica, l'iconografia classica. Quindi in realtà quello da cui poi sono scappato in qualche modo è diventato... Um, come se fosse diventata un po' la tematica principale del mio lavoro degli ultimi 10-12 anni. Infatti, è proprio attraverso un'operazione fotografica che ho cominciato a osservare Roma, a osservare il posto da cui, eh, da cui vengo. Sono iniziati questi studi fotografici sulle chiese barocche romane. Ma l'intento non era tanto quello di catturare il loro carattere storico, il loro peso culturale, il loro contesto culturale, ma invece, è tutto al contrario, una visione quasi scientifica. Cercavo infatti un'analisi puramente distaccata, puramente scientifica, estetica, sorta di studio estetico. Infatti l'obiettivo non era tanto quello di ricostruire delle immagini come tali, ma in realtà di generare degli spazi completamente digitali da poter poi esplorare. Quindi in realtà delle ricostruzioni completamente digitali di questi spazi per poter essere poi osservati in maniera completamente diversa da come in effetti possono essere eh, osservati in uh, real life. Questa immagine, per esempio, non è una fotografia, è una combinazione di centinaia di fotografie, un oggetto che diventa quasi una mappa plurata nel più minimo dettaglio. Vi faccio vedere ora un piccolo estratto video, appunto un'esplorazione, eh, un'analisi visiva di questo, uh, di questo soffitto. il video non è mai stato un'esperienza lineare, non sono mai stato interessato nell'idea di video come una sorta di narrativa lineare, un qualcosa che ha un inizio e una fine. Uh, per me il video è un oggetto di contemplazione e questo è proprio come faccio vedere i miei lavori, come vengono installati. Sono in effetti delle, uh, degli spazi immersivi. Sono interessato alla del video come un oggetto che in effetti va contemplato, va esplorato, come un oggetto scultoreo. E proprio questa relazione con lo spazio Digitale e spazio reale è un qualcosa che poi ho portato avanti negli anni, relazionandomi con diversi spazi storici un po' in tutta, in tutta Europa. Um, ma in parallelo, oltre agli spazi, sono poi uh, insomma, il mio focus, il mio interesse si è avvicinato ai dipinti, alle opere e alle collezioni. E così con modalità simile, ho cominciato a studiare uh, collezioni di musei, dipinti. Uh, catturandone dati, catturandone, scansionandoli a risoluzioni altissime, anche qui appunto poterci poi entrare dentro nel minimo uh, dettaglio, come se diventassero dei paesaggi da esplorare. E, um, vi faccio vedere ora un piccolo estratto video. Questo è un altro lavoro uh, in collaborazione con il Palais des Beaux-Arts di Lille, in cui io ho osservato tutta la loro collezione di Rubens e ho fatto questo, questo lavoro. Per me affascinante di questo progetto è stata poi l'opportunità di far vedere il mio lavoro video accanto agli originali ed infatti per me è molto importante non solo l'output generato dalle mie ricerche, ma la tensione che si crea con l'originale. Proprio di questa tensione che alla fine sento, eh, sento il bisogno, quindi l'importanza dell'originale e questa sorta di tensione temporale. I miei video, infatti, come dicevo hanno bisogno di essere sculture, hanno bisogno di essere fisici. Eh, ho sempre messo tanta cura in come questi eh, oggetti effimeri digitali in realtà vengano fatti vedere e eh, acquistano una loro tangibilità. E proprio per questo negli anni, negli ultimi anni, mi sono cominciato ad avvicinare all'idea di eh, trasformare alcuni di questi processi digitali computazionali in oggetti fisici. Per esempio qui un trittico... Eh, Generato dall'analisi di un dipinto di Rubens. E anche qui, come potete vedere, c'è questa sorta di tensione con l'originale, cioè, da una parte come se fossero i due opposti della nostra cultura visiva. Da una parte c'è un dipinto ad olio figurativo, dall'altra un'astrazione eh, digitale, algoritmica. Però in realtà questa astrazione è generata dall'analisi, dalle regole compositive dell'originale, come se fosse una traduzione dell'originale, come se fosse un'osservazione dell'originale con un occhio diverso, l'occhio della macchina. È infatti proprio questo, un po' la, la chiave del mio lavoro, um, l'idea dell'algoritmo che guarda questi oggetti d'arte, oggetti di perfezione, ma in maniera disinteressata, in maniera molto diversa da come noi osserviamo questi oggetti. L'occhio della macchina propone una visione completamente alternativa, completamente staccata. Dal peso culturale di questi oggetti, da queste narrative iconografiche. E per me, in realtà, questa è un'opportunità: un'opportunità di riscoprire, di guardare magari oltre le nostre. quello a cui siamo abituati, in qualche modo. Un'opportunità per scoprire, per scoprire nuovi linguaggi e nuove estetiche. E il mio lavoro, infatti, consiste nello sviluppo di software, di sistemi per poi ricercare. Collaboro spesso con programmatori, ingegneri, tante persone nel mondo che mi aiutano a sviluppare questi sistemi per portare avanti queste ricerche. Per esempio, qui una lastra d'acciaio. Questo è un altro esempio di come uh, nel mio lavoro a volte la linea tra digitale e fisico sia molto molto sottile. Questa è una lastra incisa con l'analisi di un dipinto di Lavinia Fontana di Giuditta Loferne però rimane come una sorta di reliquia immaginaria, un oggetto che racconta eh, un processo temporale. E quindi appunto nel mio lavoro la linea tra fisico e digitale è un qualcosa che è, è sottilissima e si accavalla sempre da una parte e dall'altra. Proprio questo processo di, di sintesi e trasformazione in realtà mi interessa a livello temporale. Mi piace osservare questi oggetti come se fossero... Delle reliquie, appunto, degli artefatti archeologici immaginari. Eh, proprio su questo, ora ultimamente sto cominciando a sperimentare su una nuova serie. Questa è una foto che ho fatto ora in studio di una tela appena, appena finita. Eh, sono dei disegni preparatori in qualche modo, però, al risultato di un processo di reverse engineering. Quindi c'è un'analisi algoritmica di un dipinto, in questo caso l'adorazione di Botticelli. Poi queste informazioni vengono tradotte nel movimento di un laser che brucia leggermente questa tela, come se fosse una sorta di sindone poi impressa in questa tela. Ricorda però poi il colore, le vere e proprie sinopie, i, uh, i disegni preparatori. Quello che mi piace molto di questi disegni preparatori in effetti è che documentano un processo. Non sono tanto un oggetto finito, ma documentano un processo. E per me l'apoteosi dell'oggetto che racconta un processo che racconta come è stato creato, la sua creazione è proprio eh, le statue non finite di Michelangelo. Queste sono state per me una fortissima ispirazione, un qualcosa che è andato avanti uh, per parecchi anni. Non tanto quindi l'esplorazione della figura, dell'archetipo classico, ma in realtà l'esplorazione del processo, della materia, dell'articolazione della materia, dello spazio intorno a queste figure e, come, e tutte le potenziali... Um, alternative, possibilità. Qui un piccolo video dove alcune funzioni matematiche descrivono appunto infinite possibilità di spazio tra appunto la figura e lo, il bordo di un blocco immaginario. Proprio su questo tema ho cominciato a sviluppare decine, centinaia, migliaia, infinite iterazioni di nuovi uh, prigioni, di nuovi non finiti. Um, il focus non era appunto quello di creare un oggetto, ma quello di studiare possibili alternative, possibili metodologie per ricreare questa tensione. Um, All'inizio pensavo questo qui diventasse un progetto digitale, semplicemente la creazione di alcuni video, ma dopo un po' mi sono reso conto che avevano una loro qualità molto interessante, molto scultorea. Gli oggetti fermi, quindi ho cominciato a lavorare con. Uh, Uh, delle macchine da fresa industriali, controllate anche quelle da computer, quindi cominciando a tradurre quello che io generavo con questi processi digitali in poi dei processi fisici. Portavo avanti diverse collaborazioni con tante società di robotica un po' in giro per il mondo che mi hanno permesso di far girare queste sculture, di fare diverse mostre. Ma appunto a volte è affascinante come poi la linea tra fisico e digitale sia così sottile. In questo caso per esempio era una mostra che ho fatto a Seoul, lavorando via internet, eh, essenzialmente scolpendo dei blocchi dall'altra parte del mondo attraverso una connessione internet. Eh, queste... Eh, queste immagini in bianco e nero sono infatti prese degli screenshot presi da una Skype call mentre questa cosa avveniva. Andando avanti, piano piano, mi sono cominciato a interessare sempre di più del processo, non tanto usando queste macchine per generare quello che disegnavo con il computer, ma in realtà semplicemente istruire le macchine e l'estetica finale è quella propria della macchina, del computer. Um, ho cominciato a fantasticare sull'ipotesi di poter magari fare delle mostre dove queste sculture vengono proprio fatte dal vivo. Mi piaceva l'idea di fabbrica, come se fosse una fabbrica uh, di sculture. Bene, dopo qualche tempo, dopo qualche peripezia, ci sono riuscito uh, quest'estate. Questa è la prima installazione che sarà fatta a Berlino, e appunto consiste in effetti in un vero e proprio setup robotico che sono riuscito ad assemblare un qualcosa che poi può essere eh, portato in giro e mi consente di fare queste performance installazioni in cui vengono scolpiti un'infinità uh, di pezzi. Questo mentre si preparava una delle ultime mostre invece in Austria. Un'altra grande fonte di ispirazione uh, è stato il La Conte. Un altro tema che cui ho, ho esplorato negli ultimi anni parecchio. Uh, da una parte è nata l'idea di lavorare con il Laconte proprio su questa relazione tra due forze contrastanti. Nei non finiti Michelangeleschi c'è la materia, c'è la figura, in questo caso c'è il serpente. Ma poi in realtà quello che volevo fare era cercare di studiare queste forze innate di questa scultura e trasformarle, cambiarne la narrativa. Ho sviluppato quindi un nuovo studio del Laconte. Oggetto che, tra l'altro, è stato uno dei più studiati nella storia dell'arte. Eh, quindi, continuando l'idea della tradizione, dello studio, della misurazione di questa statua, ehm, generando poi anche qui un'infinità di variazioni algoritmiche degli oggetti tra l'astratto e il figurativo, cercando di calibrare questa narrativa e creare un qualcosa nel mezzo. Bene, questa è una delle mie ultime sculture che al momento è in quadriennale a Roma. E, in questo caso il livello di fabbricazione, il livello di dettaglio è salito molto, ma non solo, anche il materiale. Uh, infatti il materiale è un marmo destrutturato, essenzialmente il materiale originale della scultura, marmo bianco, viene polverizzato e viene poi usato con una, una resina particolare, essenzialmente ricostruito completamente anche il materiale proprio primordiale. Altro aspetto interessante della Conte è la storia del frammento mancante, cioè questo braccio mancante che ritrovarono secoli dopo. E in generale è un po' la storia di Roma, di questi frammenti sparsi dappertutto che raccontano questa doppia narrativa. Da una parte c'è la narrativa della scultura, cioè cosa apparteneva a quel frammento, che cos'era quella cosa. E quindi su queste basi ho cominciato a studiare eh, altre simulazioni digitali per rompere questo laconte e creare un'infinità di pezzi, di frammenti immaginari di questo laconte. Frammenti che poi si sono trasformati in veri e propri oggetti, in scala 1 a 1, anche qui delle reliquie immaginarie, degli oggetti che uh, raccontano una, una storia che in realtà non è mai esistita. Anche qui la patina sopra è poi stata trattata con degli acidi, fatta con una polvere di ferro. Quindi anche qui è un oggetto che poi uh, racconta in qualche modo una storia. Cioè stiamo vivendo in un momento in cui c'è uno sviluppo tecnologico uh, incredibile che sta cambiando il mondo. Ma per me il fascino non è tanto su quello che possiamo fare di nuovo, ma quanto sta cambiando il modo con cui noi osserviamo il mondo. In un modo o in un altro... Sono affascinato proprio da queste nuove estetiche che possono suscitare da questi errori, da questo usare la tecnologia nel modo in cui magari non è stata concepita. Il computer per me, infatti, non è uno strumento per creare le mie idee, ma come se fosse un collaboratore attraverso il quale eh, genero e esploro queste ricerche. Grazie.